Ma proprio nella Spagna depressa trova la nuova fonte di ispirazione che sostituirà il paesaggio italiano nella mente di Escher. L'uomo che trovava difficile disegnare qualcosa che non aveva davanti inizia a disegnare il mondo immaginario che lo renderà famoso. Fu in Spagna, come disse in seguito, che aprì gli occhi. Per giorni e giorni Jetta e Mauritz copiano febbrilmente i motivi geometrici arabi nell'Alhambra. La precisione geometrica e la complessità del disegno erano state già notate da Escher tempo prima durante un'altra visita, ma ora ovviamente vede molte più cose. I disegni gli danno l'impressione di qualcosa di antico ed eterno. Ogni motivo si ripete all'infinito, in un universo bidimensionale. Escher vuole popolare questo universo di figure tratte dalla realtà. Tutti quei motivi splendidi, meravigliosi e incomprensibili che ci circondano dipendono dalla ripetizione e dalla moltiplicazione, scriverà in seguito in un opuscolo in cui espone la sua teoria della divisione dei piani regolari. Non siamo sordi, ciechi o stupidi. Siamo consci delle forme che ci circondano. Hanno significato per noi soltanto se vi riconosciamo persone, animali e cose che vediamo intorno a noi. Le figure geometriche astratte, disposte casualmente, non hanno molto significato per noi. Tornando a casa, prova a trasformare le figure geometriche arabe in persone, cavallucci marini, uccelli. Mostra i tentativi fatti a suo fratello, professore di geologia, che gli consiglia di leggere alcuni articoli scritti dai cristallografi perché si occupano delle stesse cose. È una rivelazione per lui. I cristallografi studiano in maniera sistematica le forme che affascinano Escher. Da quel momento in poi, e per anni, Escher impiega numerosi quaderni di scuola per formulare la sua teoria della divisione dei piani regolari. Fino alla sua morte usa questo sistema per disporre a mosaico un'incredibile quantità di pesci, rane, uccelli e lucertole. Questo dimostra quanto fosse affascinato dal suo stesso gioco. Non si possono vedere tutte le figure allo stesso momento perché le une sono lo sfondo delle altre. I suoi studi sulla divisione dei piani non sono indirizzati a un pubblico di massa e sono usati raramente nelle sue stampe. La prima è Sviluppo, seguita immediatamente da Giorno e Notte. Thank you.
In seguito quest'ultima diventerà una delle più vendute. Nel 1938 Escher non poteva prevedere un tale successo. Amici e conoscenti cui mostra il suo nuovo lavoro lo giudicano curioso. È una delusione per lui dal momento che aveva passato un anno intero a sperimentare questa nuova intuizione. Per fortuna il suo vecchio insegnante, De Mesquita, ne è entusiasta. Escher, che si è trasferito a Bruxelles, lo va regolarmente a trovare. Ma Escher non ha bisogno di incoraggiamenti. In passato il suo scopo era di padroneggiare la tecnica. A volte sceglieva soggetti particolari perché si prestavano per una tecnica che voleva sperimentare. Ora le sue idee lo eccitavano a tal punto che voleva spiegarle agli altri a ogni costo. Idee che poteva esprimere con le immagini invece che con le parole. Come il gioco di figure che formano lo sfondo le une delle altre. L'ottimista e il pessimista non possono essere visti nello stesso momento, finché rimangono figure di piani diversi e separati. Puoi vederne solo una alla volta. Ma quando emergono dalla superficie piatta, vediamo un uomo nero e uno bianco che si stringono la mano. Escher si getta nel lavoro con più passione che mai. Non riesco a immaginare come sarebbe ora la mia vita se non avessi studiato la questione della divisione dei piani, scrive a un ammiratore. Ne sono innamorato e ancora non so il perché.